Per noi è un piacere e un onore convolare a nozze, io direi, oggi con il gruppo tedesco. È un momento molto bello per noi come Nissan. Siamo in una fase molto importante per quello che riguarda il rinnovamento della nostra linea. Ci piace definirlo il momento migliore della nostra storia. Stiamo lanciando 5 modelli nuovi in 5 mesi, tutti in linea con le tendenze che oggi il mercato sta chiedendo, quindi prodotti elettrificati e crossover, un segmento, quello di crossover, che abbiamo creato come Nissan con Qashqai, poi con Juke, che oggi si sta rilevando il segmento più venduto in Italia. E quindi non c'è cosa più bella che regalare questi prodotti nuovi a un concessionario come regalo di nozze, no? Quindi ci stiamo sposando oggi, speriamo di avere una vita lunga insieme e in una piazza dove eravamo scoperti da 3 anni, e quindi abbiamo questa migliore opportunità di avere concessionari che con altre marche stanno facendo molto bene. Sono sicuro che faranno molto bene con Nissan. Nissan in passato, quando è stata qui rappresentata a Trapani, è riuscita anche a fare un lavoro molto buono, quindi siamo convinti che a maggior ragione con i nuovi prodotti possiamo fare un lavoro eccellente. Oggi il discorso dei consumi è un discorso molto interessante e noi ci presentiamo sul mercato con una novità unica, Nissan, che è quella che a noi piace definire l'elettrico senza spina. Essenzialmente l'auto, sia Qashqai Power che X-Trail Power, equipaggiati con questa tecnologia, hanno un motore 100% elettrico, che è l'unico motore che muove l'auto, quindi il cliente guida in elettrico sia alle basse che alle alte velocità, e ha un motore a benzina che non fa nient'altro che ricaricare la batteria, quindi è un'elettrica che si ricarica a benzina. Nel momento in cui la batteria va giù non dobbiamo cercare la colonnina di ricarica, cerchiamo il benzinaio, facciamo il pieno, e con il pieno di benzina l'auto va in elettrico con più di 1000 km di autonomia. È una novità tecnologica unica di Nissan che oggi stiamo lanciando proprio in questo mese con Qashqai, mese prossimo con X-Trail. Crediamo che sia la soluzione migliore per avvicinare il cliente all'elettrico, togliendogli l'assillo della ricarica alla colonnina, che oggi frena un po' lo sviluppo del mercato elettrico. Allora Paolo Tedesco, qual è l'emozione di questo momento? È un'emozione grandissima, come dicevo prima. Finalmente siamo qua insieme a Marco, al management di Nissan Italia, per festeggiare questo momento. È uno sguardo al futuro incredibile, ma anche al presente. Siamo un'azienda che conta oltre 60 collaboratori. Dicevo prima, abbiamo una grandissima responsabilità, ma è un'emozione fantastica traghettare il nostro gruppo verso nuovi traguardi e verso nuove ambizioni, appunto. Per noi è un grandissimo onore rappresentare Nissan, e lo facciamo con il nostro team con un grandissimo senso di responsabilità. Abbiamo il compito di riportare in provincia Nissan, di riportarla in alto, di avere delle performance all'altezza del brand che rappresentiamo da oggi, da questa sera. Il team, la squadra è carichissimo, motivatissimo per iniziare questa nuova avventura. Io sono stato a Capena in sede ospite di Marco e di tutto il management di Nissan Italia. È stato entusiasmante vedere i progetti che hanno per la rete, per il mercato. Questi nuovi prodotti di cui parlava Marco sono qualcosa di incredibile. E il meglio deve ancora arrivare, perché entriamo, come mi diceva Marco diceva poco fa, nel momento migliore di Nissan. Dopo tanti anni ci sono questi lanci, 5 lanci nuovi in 5 mesi diversi. È fantastico, quale occasione migliore di questa per questo sodalizio nuovo, questa nuova partnership nella quale noi metteremo tutto noi stessi per dare il meglio e per raggiungere i risultati auspicati.